Bene. Ora ci vende qualche formaggio. Siamo in erosione. Già. Bene, rimaniamo ancora nel quartiere Foce, spostandoci in una spiaggia gradita, Fabrizio. Puntavagno. No, prima Puntavagno. La Foce. Vi assicuro, a Foce. Scendeva giù dalle scalinate di Via Trieste e andava lì. Qui vediamo vecchi marinai. No, io lo so perché lo vedevo da bambino, ero piccinetto, non sapevo neanche che fosse Fabrizio, me l'hanno detto dopo. Ma che piccolo, eri grande come lui, che cazzo dici? Ma tu dici, ero cresciuto prematuramente. Qui vediamo i vecchi marinai a Puntavagno che nella loro vita sono cresciuti tra un porto e l'altro e hanno imparato sulla propria pelle come si naviga tra gli scogli per non rimanervi incagliati. Per sopravvivere sono maturati in fretta, hanno battuto ogni rotta alla ricerca di un sogno da realizzare. Ancora oggi c'è chi non si è arreso, ma la corda, come ci dice Fabrizio, ormai è in marcia. Potrebbe spezzarsi, anche se nessuno può sapere quando. Intanto li tiene sempre legati come ad un destino e così ogni giorno procedono in uno stretto viottolo di mare. A volte la vita ci porta lontano, ci mette davanti a un dolore improvviso, ci lascia anche per tanto tempo in posti poco familiari che sbiadiscono l'anima. Scatta allora prepotente la nostalgia, il desiderio infinito di un altrove che ci cresce dentro, imponente, come un albero che ha bisogno delle sue radici. Per noi Croce de Ma significa anche questo. E con questo le quattro chitarre vi salutano, contento e davvero di essere state questa sera in vostra compagnia qui ad Arenzano. Un grazie sincero a tutti voi. Poi ci sarà il bis, logicamente, il grande finale con tutti voi protagonisti e una persona particolare che forse c'ha sonno. Stefano, c'hai sonno? No! Ah, eccolo! Si sta dormendo. Va bene, Croce de Ma! Cantatela insieme a noi!
tutta a mangiare, frittura da pignè, gianco da portofino, cervella da bello, regine mobile, lasagne da fittia e quattro tu, lo scemo una grodus, tornare tu, ehi. Siamo al gran finale!